Un saluto a tutti da Jack e Cla di Elisir Podcast, bentornati con il nostro podcast. Cla, di cosa tratta Elisir Podcast? Allora, intanto buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata. Anche stasera andiamo ad affrontare un bellissimo argomento. Noi trattiamo tutti gli argomenti a 360 gradi e lo facciamo in maniera possibilmente neutrale. Sì, esattamente. Stasera faremo un'analisi dei testi musicali di grandi artisti. E quindi leggeremo dei testi anche per condividerli con voi, perché è un piacere quando si tratta di testi buoni o che ci danno la carica, qualunque cosa, non devono per forza essere i migliori testi di sempre, ma ci sono dei testi che comunque abbiamo selezionato per voi senza pretese di essere i migliori, non è una classifica, facciamo ogni tanto ed è piacere, vero Cla? Che dici? Sì, scarpe di gomma anche citeremo, giusto? Non conosco queste Non scarpe di conosco. gomma, non so cosa sia, guarda, non so cosa sia. Comunque sia, io partirei con un brano di Franco Battiato, che è Prospettiva Nevski, proprio, ma non lo porto tipo mai Battiato, tipo ogni volta, vero? Ogni Mai, volta. mai, no, no, Sì, no, no, no. esatto. Allora, Mai sentito io, Prospettiva mai sentito. Nevski è molto poetica, ve la leggo, senza interpretarla, ve la leggo e basta. Poi chi vuole capire, capisca, ma è complicata, ve lo assicuro. Aspettate che lo scrivo anche qui sotto, così abbiamo in sfondo la scritta del testo che stiamo leggendo. Un vento 30 gradi sotto zero, incontrastato sulle piazze vuote, contro i campanili, a tratti come raffiche di mitra, disintegrava i cumuli di neve e intorno i fuochi delle guardie rosse, accese per scacciare lupi, e vecchie coi rosari, seduti sui gradini di una chiesa, aspettavamo che finisse messa e uscissero le donne, poi guardavamo con le facce assenti la grazia innaturale di Nijinsky, e poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. L'inverno con la mia generazione, le donne curve sui telai vicino alle finestre. Un giorno sulla prospettiva Nevski, per caso vi incontrai Igor Stravinsky e gli orinali messi sotto i letti per la notte, e un film di Eisenstein sulla rivoluzione. Chissà quale film è quello di Eisenstein sulla rivoluzione. Chissà quale può E chissà essere, quale può essere. E studiavamo chiusi in una stanza, la luce fioca di candele e lampade a petrolio, lampade, e quando si trattava di parlare, aspettavamo sempre con piacere. Il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire, e ripete ancora, il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire. Bellissimo insegnamento questo, l'alba dentro l'imbrunire. Cavolo, che scoprirla è pazzesco. Grande Battiato, sì, è vero, confermo, confermo. Va bene, Cla, è piaciuto? Sì, no, lui era un grande, cioè, Sì, e devo essere. poi era molto in certi testi, o li capiva solo lui, o li capiva che aveva una Una preparazione preparazione micidiale per spirituale. capirlo tutto, io posso capirne ancora a volte 60, 70, 80%, ma tutto veramente di essere un cultore di film, un cultore di scrittura, un sacco di citazioni allucinanti, veramente di Sì, sapere tutto di tutto. Infatti. Allora, io come testo invece ho voluto essere un po' più terra terra e ho proposto una canzone degli 883, Anche degli tu. anni. Esatto, sì, la mia però è La regola dell'amico, che Ah, praticamente ok. parla appunto di questa cosa che appunto gli amici non cuccano mai le loro amiche, cosa che può anche essere La vero. Boh, regola di Ilaria D'Amico? no, 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 Ah, no, non c'entra quello no. niente. Allora, quindi il testo di 883 è contenuto nell'album La dura legge del gol, e 97 uscita. Io non capisco che gli fai quando arrivi in mezzo a noi, tutti i miei amici si dileguano e vengo lì, prendo un posto accanto a te, accanto ai tuoi capelli che hanno quel profumo. È il balsamo o sei tu che emani? Tutto qui ci provano, aspettano un tuo segno, intanto sperano che dal tuo essere amica nasca cosa, però non si ricordano il principio naturale che la regola dell'amico non sbaglia mai. Se sei amico di una donna, non ci combinerai mai niente. Cla, un Non attimo, vorrei. Com'è? arriva Ciao, una Revi. notifica dal mitico Revi. Buonasera, come testo delle grandi canzoni, parlate di Young Signorino per la sua canzone. No. Beh, quello non Mannaggia. so neanche se musicalmente. Penso che se mettessimo quello ci levano il follow proprio direttamente. Penso io. Proprio.
Ma vogliamo vedere Cla con la scritta sulla fronte, tutti tatuati. No. Ma anche Charles Manson aveva le scritte in testa, ma non mi sembra, aveva una croce in Charlie testa. Brown? Charlie Brown? No, Charles Manson. Ah, non mi sembra che ha fatto delle canzoni, mi sembra. Ma c'era gente che girava nella cerchia, che suonava la chitarra, quello sì. Però, quindi un artista. Tecnicamente ha scritto dei testi, lui ha scritto dei testi. Scusami, aspetta, li devo cercare dopo. Non so se li troveremo comunque. Mi sembra che l'hanno messo un suo testo in un brano di Metallica, mi sembra che ha messo. Anzi, ha suonato una musica, poi ha fatto una musica. Ha messo in una canzone Metallica, canticchiata. Ah, vedi? Vabbè, comunque... Tornando al testo. Ok, quindi torniamo al testo dei 883. Non ci convenierebbe niente, vabbè. Rovinare così un bel rapporto. Tu parli a tutti, ascoltano, ridi e tutti ridono. È una gara a chi ti asseconda di più. Mentre tu giochi e un poco provochi, però mai esageri. Sul più bello vai via, sola, e lasci tutti lì a rodersi, perché ha dato retta a un altro, non cagando me. Però domani le offrirò da bere, poi starò da solo con lei. Non riescono a capire che la regola dell'amico non sbaglia mai. Vabbè, questo è il ritornello, ovviamente. Poi, io vedo i lampi d'odio che tutti sta lanciando a te, mentre stai entrando mano nella mano con lui, che magari non avrà la nostra loquacità, ma lo vedo che sa dove metterti le mani. Qui i commenti piovono, che cazzo c'entra con lui, che stupida, io so che la farà soffrire, io invece sarei il tipo giusto per lei. Ma non riescono a capire che poi c'è tutta la... Quindi praticamente... E buttano questa regola, poi in realtà non è vera questa cosa. Non è vero, alla fine l'amica proprio lo sceglie solo qualcuno, non è che... Ma non so, su questa roba ci faremo una live con sei di quei esperti, sì, quei esperti di tattiche, di conquiste, no? O magari con quelle che sono già fidanzate, ma che sperimentano questo vorrei evitare anche di parlarne, perché peccato, perché ne conosco gente nel settore. Ah, perché ti interessa? Ma me lo immaginavo. No, sono curioso di sentire queste storie. Sono curioso. Cioè, tu sei curioso che la tua donna vada con altri? No, la mia donna, non sono a posto su quello. No, nel senso in generale, cioè tu saresti contento? No, non sono contento. Perché guardi... Ma io non sono moderno. Anch'io sono un po' all'antica su questa cosa. Sì. Però, tu invece che testo hai, a parte... questa digressione verso temi che non sono... Guarda, un gruppo che sicuramente era difficile pensare, ma che è venuto un guizzo di genio, e sono gli 883, continui il tempo. Strano, anche questo è un gruppo mai sentito in vita mia. Abbiamo appena fatto. L'ho portato 5 secondi fa. Esatto. Vabbè, a voglia di mettere un po' gli 883, l'ho sentito l'altro giorno, ho detto, devo metterla. Non c'è storia in questa città, nessuno si diverte, mai si divertirà. Lascia perdere tutta quella gente e non credere di te, non gli importa niente. Sono sempre pronti a giudicare tutto quello che fai, come ti vesti e con chi ti incontrerai, ma non te la prendere, loro sono fatti così. Devi solo credere che un giorno te ne andrai di qui. Scendi nella strada, balla e butta fuori quello che hai, fai partire il ritmo giusto, datti una mossa e poi tieni il tempo. Con le gambe, con le mani, ci immagino il repetto che balla. Tieni il tempo, non fermarti fino a domani. Tieni il tempo, vai avanti e vedrai. Tieni il tempo, il ritmo non finisce mai. Poi c'è la musichetta. I muri grigi che vedi quando è fuori da qui, anche se non ci credi, sono quasi belli per chi sa trovare i colori dentro la testa. E allora vattene fuori che sta per cominciare la festa. Non ti lasciare andare se non ti vuole più. Adesso se la tira, ma non sa che tu stai quasi per decollare, e quando volerai faranno a gara se un giro gli farai. In che senso? Comunque sia. E scendi nella strada, così ripetiamo ritornello, tieni il tempo. Finita, perché era tutto ritornello che ripeteva. Comunque bello. Grazie del followino, Alex. Grazie per il follow, Alex del Piero. Oh my God, Alex del Piero. È preferito di Jack. No, in realtà era il rivale di Baggio, ma benissimo. No, io avevo la maglietta, quindi io devo essere onesto. No, io no. Ho l'autografo, però. Vabbè, te abiti lì, grazie al cavo. Comunque. Abitava in casa mia, praticamente. È in casa tua, sì. Va bene.
Ok, niente, qui hai letto il testo. Allora, io allora andrei su una canzone che... Allora, Jack mi ha detto che si può leggere, in realtà, che è di De André. Io no. Però... Come no? Di De André, quella di De André. Quella là, allora, si chiama... Quella biografica su un certo statista? Sì, ecco, quindi ci banneranno. No, sto scherzando. Sì, sì, allora, il testo della canzone è appunto... oddio... un attimo che l'ho chiuso per sbaglio, era il testamento di Tito, quindi che era canzone di De André contenuta nell'album La Nuova Novella 1970, quindi per chi... Oh, del 70 pensavo fosse più moderna, cavolo. Vabbè. Testo provocatorio del genere nel 70 è pesante, no, bellissimo. Parla dei 10 comandamenti comunque, quindi interessante. Speriamo che non sia qualcosa... No, ma allora. Dai, non mi raccomando, ma se censuri qualche parola più pesante, ma non ce ne sono tante. Poetico, soprattutto poesia. Non avrai altro Dio all'infuori di me. Spesso mi ha fatto pensare, gente diverse, venute dall'est, dicevano che in fondo ero uguale. Credevano a un altro diverso da te e non mi hanno fatto del male. Credevano a un altro diverso da te e non mi hanno fatto del male. Non nominare il nome di Dio, non nominarlo in vano, con un coltello piantato nel fianco. Beh, è una canzone. Gridai la mia pena e il suo nome. Ma forse era stanco, forse troppo occupato e non ascoltò il mio dolore. Ma forse era stanco, forse troppo lontano davvero. Lo nominai in vano. Onora il padre, onora la madre, onora anche il loro bastone, bacia la mano che ruppe il suo naso perché le chiedevi un boccone. E quando a mio padre si fermò il cuore non ho provato dolore. Quando a mio padre si fermò il cuore non ho provato dolore. Ricorda di santificare le feste, facile per noi ladroni entrare nei templi che riguardano i salmi, gli schiavi e i loro padroni. Senza finire legati agli altari, questo vabbè non la dico perché, come animali, senza finire legati agli altari, come animali. Esatto, sì, non posso dire. Il quinto dice non devi rubare, forse io l'ho rispettato, vuotando in silenzio le tasche già gonfie di quelli che avevano rubato. Ma io senza leggi rubai il nome mio, quegli altri nel nome di Dio. Ma chissà chi erano quegli altri, Ignoro forse chi potrebbero essere, proprio lo ignoriamo, giusto? Anche se me verrebbe da dire a Roma, però. Però non so se, vabbè, forse. Non so se si può dire. Poi, non commettere atti che non siano puri, cioè non disperdere il seme. Vabbè. Feconda una donna ogni volta che l'ami, così sarai uomo di fede. Poi la voglia svanisce, il figlio rimane, e tanti ne... la fame. Io forse ho confuso il piacere e l'amore, ma non ho creato dolore. Il settimo dice di non ammazzare. Vabbè, ma è il testo. Sì, ma si può dire. Se del cielo vuoi essere degno, guardatela oggi, questa legge di Dio, tre volte inchiodata nel legno. Guardate la fine di quel Nazareno. È un ladro, però non muore. Vabbè, di quello meno. Che diceva la gente. Guardate la fine di quel Nazareno, è un ladro, non muore di meno. Non dire false testimonianze, è utile a uccidere un uomo. Lo sanno a memoria il diritto divino e scordano sempre il perdono. Ho spergiurato su Dio e sul mio onore e non ne provo dolore. Ho spergiurato su Dio e sul mio onore e no, non provo dolore. Non desiderare la roba degli altri, non desiderare la sposa, ditelo a quelli, chiedetelo ai pochi, che hanno una donna e qualcosa. Nei letti degli altri già caldi d'amore non ho provato dolore. L'invidia di ieri non è già finita, stasera vi invidio la vita, ma adesso che viene la sera e il buio mi toglie il dolore dagli occhi e scivola il sole al di là delle dune. Altre note, quella non si può dire quel termine. Io nel vedere quest'uomo che muore, madre, io provo dolore. Nella pietà che non cede a rancore, madre, ho imparato l'amore. Bel testo di De André, ma molto provocatorio, assolutamente. Sì. Molto, molto provocatorio. Molto provocatorio, ma soprattutto era incredibile la sua qualità di questo cantautore, veramente impressionante, come sapeva riflettere. E se li faceva lui i testi, è cosa bella.
Negli anni 70, beh, anni 70. Proprio del 70-70, pensa a te, fare un testo del genere e riuscire ad andare in radio, fatico a crederci che poteva andare in radio con quel testo. Non credo ci sia andato in radio, però. 5 anni prima sicuramente no, negli anni 60 proprio non si poteva, però magari il 70, chi lo sa, magari il movimento del 68, chi lo sa. Forse. Va bene, forse. Il testo che vi porto io è di Gianni Morandi, sai come Gianni Morandi? Gianni Morandi, o è là? È un testo clamoroso, andava a 100 bello. All'ora no, c'era un ragazzo, questo è un testo sulla guerra del Vietnam ed è impressionante. C'era un ragazzo che come me aveva i Beatles e i Rolling Stones, girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America, non era bello ma accanto a sé aveva 1000 donne, se cantava Help, Ticket to Ride o Lady Jane o Yesterday, cantava Viva la Libertà, ma ricevette una lettera. La sua chitarra mi regalò, fu richiamato in America. Stop con i Rolling Stones, stop con i Beatles, stop. Mi hanno detto, va nel Vietnam e spara ai Viet. Beh, questo è un termine dispregiativo, ma potrebbe essere. Sei sicuro di poterlo dire? No, non lo dico, assolutamente. Taratatatatata, vuol dire ovviamente il suono della mitraglietta. Vediamo come va a finire la canzone. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Girava il mondo e poi finì a far la guerra nel Vietnam. Capelli lunghi non porta più, non suona la chitarra, ma uno strumento che sempre dà la stessa nota, ratatata. Non ha più amici, non ha più fans, vede la gente cadere giù, nel suo paese non tornerà, adesso è morto nel Vietnam. E ancora stocco i Rolling Stones, stocco i Beatles, nel petto un cuore più non ha, ma due medaglie o tre, tatatatatata. Che è molto allegro, molto cinico, questo fa capire appunto quanto quella cavolo di guerra sia... Cioè, cosa per un prestigio, per un onore, così voleva suonare. Insomma, non è proprio il massimo. Ti è piaciuto? Sì, sì. Bello. Oddio, era famosissimo, ma non è famosissimo. Sì, non poi, è non che... poi è difficile da parte di Morandi vedere testi impegnati, ovviamente ha fatto più la canzone. Io italiana. Mi ricordo anche, andavo a 100 all'ora per trovare... Vabbè, ma è una canzonetta, come testo, non è un brano impegnato. Questo qui è assurdo, perché veramente... rispecchiava questo ambito pacifista, insomma, interessante, davvero interessante. Io l'avrei anche letto, però mi dicono che non si può. Mi dicono. E già era bannato dalle TV. Già era bannato ai tempi, quindi direi di non. Il mio prossimo testo è Amore che viene e Amore che va, sempre di D'André. Quindi è sempre bella questa. Lui. Data di uscita 1966, quindi siamo negli anni 60. Posso solo dire una cosa? Prego. Sentitevi sicuramente la canzone di De André, ma sentitevi anche la versione di Battiato, che l'ha fatta molto diversa, malinconica, ma per Battiato e De André avevano delle interpretazioni differenti, anche Inverno l'hanno fatta in maniera completamente diversa, perché De André faceva un tipo di canzone, Battiato un altro, quindi sono veramente da sentire due volte, secondo me. Una De André e l'altra di Battiato sono molto molto diverse, per quanto il testo è lo stesso, va bene. Allora, direi di andare. Allora, quei giorni perduti a rincorrere il vento, a chiederci un bacio e volerne altri 100. Un giorno qualunque li ricorderai, amore che fuggi da me, tornerai. Un giorno qualunque li ricorderai, amore che fuggi da me, tornerai. E tu, che con gli occhi di un altro colore, mi dici le stesse parole d'amore. Fra un mese, fra un anno, scordate le avrai. Amore che viene da me, fuggirai. Fra un mese, fra un anno, scordate, le avrai, amore, che viene da me, fuggirai. Venuto dal sole o da spiagge gelate, perduto in novembre o col vento d'estate. Io t'ho amato sempre, ma non t'ho amato mai. Amore che viene e amore che vai. Io t'ho amato sempre, non t'ho amato mai. Amore che viene e amore che vai. Finita? Sì. Bella, comunque bella, poetica, breve. Lui era un po', comunque è stato un poeta. Cioè, vabbè, è ma stato non ci sono che dubbi morto. Che fosse un poeta, non ci sono proprio dubbi su questo. Sì. Io adoro i cantautori perché è capace a scrivere, capace a suonare, è incredibile come cosa. E questa hai detto che l'ha fatta Battiato anche. Ha rifatta Battiato in una maniera malinconica, molto triste. Perché il testo invece sprizza proprio allegria, no? Ho capito, sì, infatti. Testo proprio, allegrissimo. Ma non è che Inverno fosse molto più felice. Appunto, non è che... Ma lei l'ha fatta di brani felici, ma ho fatto anche dei brani molto tristi, comunque sia. Sì. Io invece traduco,
prendo un testo tradotto in italiano dei Queen, che è una canzone poco conosciuta dei Queen, ma proprio non avesse No, The Show Must Go On, Proprio mai sentita in vita mia, proprio. Ed è appunto un brano estremamente famoso, l'acito di Freddie Mercury, diciamo, in malattia ha fatto sto testo, quindi veramente. Andiamo a vederci com'è. The Show Must Go On, quindi lo spettacolo deve andare avanti. Spazi vuoti, per cosa viviamo? Luoghi abbandonati, immagino che noi ne sappiamo la ragione. Sempre avanti, c'è qualcun che sappia quel che cerchiamo? Un altro eroe, un altro irragionevole crimine, dietro al sipario, nella pantomima. Mantenere la posizione, c'è qualcuno ancora che voglia farlo? Lo spettacolo deve andare avanti, lo spettacolo deve andare avanti. Il cuore mi si sta spezzando, il trucco forse si sta sfaldando, ma il mio sorriso permane. Qualunque cosa accada, lascio tutto al caso. Un altro crepacuore, un'altra relazione finita. Sempre avanti, c'è qualcuno che sappia per cosa viviamo? Immagino che io stia imparando, eh? Già, devo essere più appassionato. Presso sarò un bivio, certamente. Fuori sta albeggiando, ma dentro al buio anelo di essere libero. Anelo. Ma lo spettacolo deve andare avanti, lo spettacolo deve andare avanti. Ancora quella parte del sorriso, e poi arriva la variante. La mia anima ha i colori delle ali di farfalla. Le favole di ieri si ingrandiranno, ma senza morire mai. Sovolare, amici miei. E poi avanti, lo spettacolo deve andare avanti, lo spettacolo deve andare avanti. L'affronterò col sorriso, non mi arrenderò mai. Avanti con lo spettacolo, sarò la star principale. Esagererò. Devo trovare la volontà di andare avanti, avanti con lo spettacolo deve andare avanti. È un testo chiaramente di chi dice la mia fine è giunta, ma lo spettacolo va avanti. È incredibile quel testo, infatti è uscito poi postumo alla sua morte questo brano. Sì, è anche uno dei più importanti che hanno fatto e tra l'altro, è, come hai detto tu, è l'ascito di Freddie Mercury, che era già ormai alla fine. Cioè, assolutamente. Sì, e viene usato sempre quando c'è uno che uno famoso che muore e gli si mette sta canzone per dire bisogna andare avanti, purtroppo. Ma vero sta cosa. Purtroppo, dico, questo è quanto. E niente, io ho invece una canzone di Baustelle è proprio... Quale canzone? Che si chiama L'ultima notte felice del mondo, è contenuta nell'album I mistici dell'Occidente del 2010. Quindi è un gruppo che a me piace un sacco, hanno fatto anche un'altra che si chiama come si chiama? Mandalir si chiama, che a me Amanda? Piace. Sì, era Mandalir, si chiama proprio il testo bello, una canzone dedicata a ma non credo che fosse proprio adatta, credo che non fosse neanche dedicata a lei, non lo so. Allora, andiamo col testo. Mentre la pioggia batteva sui vetri, l'attrice guardava passare i tassi. Sull'asfalto e sul piombo scrivevo parole d'amore. Tu mi parlavi con frasi dei salmi. Io ero sbandata, ma questo non conta. Così ti stringevo al mio cuore come fosse l'ultima notte felice del mondo, l'ultima notte importante per dimenticare di essere soli da sempre. Mentre la M, non posso dire, perché non so se può dire, giurava vendetta, l'attrice di un tempo era già via di qui. Giocavo con l'acqua del mare quando ero bambina. Tu mi baciavi sul letto disfatto, l'estate prendeva una piega di nuove speranze e cadevano stelle come fosse l'ultima notte felice del mondo, l'ultima notte importante per dimenticare di essere soli da sempre. Ma anche musicalmente questo è un pezzo molto bello, anche musicalmente è una delle migliori che loro per me. Ora controllo bello, se però... a Mandalire se si può leggere. Lo stavo guardando proprio adesso. Tecnicamente c'è un po', no, c'è un po' di parole bannabili. Quindi te lo scopri. Allora, ma lo sapevo. Un po' tante parole bannabili. Ma lei poi non era su di lei comunque. Non era no, te l'avevo detto che... No, infatti non credo. Va bene, io porto un brano rock, perché un po' di rock ci vuole sempre, vero? Che oggi si è no, quella lì ce l'ho, Living on a Prayer, ce l'ho. Di Buongiorno. Bel testo, sì, bel testo. C'era una volta, non molto tempo fa,
Tommy lavorava al porto, il sindacato era in sciopero, le cose gli vanno male, cavolo, è una storia attuale, è dura, molto dura. Gina lavora al ristorante tutto il giorno, lavora per il suo uomo, porta a casa i soldi, per amore, per amore. Lei dice, non dobbiamo perdere ciò che abbiamo, perché non ha importanza se ce la facciamo o no. Stiamo insieme e non è poco, per amore dobbiamo provare. Siamo a metà strada. Vivendo di una preghiera, prendi la mia mano e vedrai che ce la faremo, lo giuro, vivendo di una preghiera. Tommy ha la chitarra in pegno, ora si tiene dentro ciò che ha, ciò che lo faceva parlare, è così difficile, Gina sogna di scappare, di notte quando piange, Tommy le sussurra, baby va tutto bene, vedrai un giorno, non dobbiamo perdere ciò che abbiamo, perché non ha importanza se ce la facciamo o no, stiamo insieme, non è poco, per amore dobbiamo provare. Siamo a metà strada, in stessa frase, dobbiamo tenere duro anche se non siamo pronti, vivi per lottare quando è tutto ciò che hai, la frase è sempre la stessa, fine, lo giuro vivendo di una preghiera. Un testo, devo dire, facciamoci forza, non è un testo capolavoro, però è un testo carino. Ma l'inizio della canzone è molto bella, quella quei assoli di chitarra sono veramente belli, sì, Bon Jovi. Musicalmente Bon Jovi musicalmente è un bel pezzo, poi oddio non è musicalmente il mio pezzo preferito Bon Jovi, It's My Life, quello proprio, vabbè, quella no io il mio è Always. Vediamo se riesco a trovarlo e sì. Poi dopo l'ho sentita oggi. Always è tristissimo. Sì. Traduzione, vediamo se e poi vabbè proprio è di una tristezza, non so neanche quale può essere giusta la traduzione, perché ma tu prendi la traduzione, non tradurlo te, perché poi non voglio sentire no, non voglio vederti tradurre. No, vabbè. Per fare delle cose clamorose. Temo io che parlo inglese come se mi metto ad evocare qualche demonio antico, no. Allora, quindi Always, andiamo. Questo Romeo sta sanguinando, ma tu non riesci a vedere il suo sangue. Non sono che alcuni sentimenti che questo vecchio cane ha preso a calci. Piove da quando te sei andata, ora sto annegando in questa alluvione. Tu sai, sono sempre stato un combattente, ma senza di te getto la spugna. Non riesco più a cantare una canzone d'amore nel modo in cui dovrebbe essere bene. Immagino di non essere più in grado. Ma bevi, questo sono io. E ti amerò piccola, sempre, sarò lì per l'eternità, sempre sarò lì fino a quando le stelle non brilleranno, fino a quando scoprirà il cielo e le parole smetteranno di rimanere. E so che quando morirò sarà nei miei pensieri e ti amerò sempre. Ora, le foto che hai lasciato sono solo ricordi di una vita diversa, alcune che ci hanno fatto ridere, alcune che ci hanno fatto piangere, una che ti ho indotto a dirmi addio. Cosa darei per far scorrere le dita nei tuoi capelli, toccare le tue labbra, stringerti quando dici le tue preghiere? Cerca di capire, ho fatto errori, sono solo un uomo. Quando lui ti stringe... no, è mica finita, ce n'è ancora. Finora è già bella, comunque. È bella, anche il video è... Beh, il video è molto più visivo, è proprio... è struggente, come è ovvio. Quando lui ti stringe, quando ti stringerà sé, quando dice le parole che hai avuto bisogno di sentire... Desidero essere lui, perché quelle parole sono mie, da dirti fino alla fine dei tempi. Sì, ti amerò piccola, vai, questo è il ritornello. Se tu mi dicessi di piangere per te, potrei. Se tu mi dicessi di... per te io lo farei, guardami in faccia. Non esiste prezzo che non sarei disposto a pagare per dirti queste parole. Beh, non c'è fortuna in questo lancio dei dadi, ma piccola, se mi dai un'altra... possibilità, possiamo mettere via i nostri vecchi sogni e le nostre vecchie vite. Troveremo un posto dove il sole splende ancora. E poi c'è tutto il ritornello. Il video è molto struggente e ti fa vedere che lui appunto l'ha tradita, quindi... brutta cosa. Infatti poi lei bene. Si concede... nel video lei si concede a un pittore, non lo so, un artista, poi lui arriva... Avevo capito Python. Chi è? Python. E nel video vedi proprio lei che si concede a un altro artista, lui arriva, sfascia i quadri, lei proprio per questo motivo lo abbandona per sempre, perché vede che proprio non... Cioè, che prima la tradisce con una, poi... Insomma,
È una cosa che magari a molti è già successa, sta cosa, quindi ti immedesimi un sacco con questa cosa. Beh, non ho mai sfasciato quadri di un altro artista, però... No, no vabbè, ho capito, ma vabbè, sfasci qualcosa... Sì, ho capito cosa intendi, sì, no, beh, sì, assolutamente. Alcuni purtroppo fanno altro e non possiamo raccontare in live cosa fanno alle fidanzate che li tradiscono. Bocca chiusa. No, ho detto questo, non ho detto altro, però... Ok. E secondo me è il pezzo più bello, poi concludo. È bella. Allora, beh, hai ragione. Io parlo di un artista, anche questo italiano, poco conosciuto, mai Obvio. Sentito nominare, Francesco Guccini. Ah, mai sentito, Mai sentito, okay, chi è? L'ho letto diverse volte, se testi, così, però ha qualcosa di speciale, la locomotiva, è un testo veramente epico. Mi piace, intanto mi ascolto, mi guardo il testo, perché è veramente bella. Ma a centro quello di Pirandello, mica no? Mm? Pirandello ha fatto un coso che parlava di una locomotiva, mica no? Non credo che sia su quello, mi sembra più una cosa sull'anarchia. Comunque, non so che viso avesse, neppure come si chiamava, con che voce parlasse e quale voce poi cantava, quanti anni avesse detto allora, di che colore i suoi capelli, ma nella fantasia o l'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli. Conosco invece l'epoca dei fatti, qual era il suo mestiere, i primi anni del secolo, macchinista ferroviere, i tempi in cui cominciava la guerra santa dei pezzenti, sembrava che il treno anch'esso, un mito di progresso, lanciato sopra i continenti. E la locomotiva sembrava fosse un mostro strano, che l'uomo dominava col pensiero e con la mano, ruggendo si lasciava indietro distanze che sembravano infinite. Sembrava avesse dentro un potere tremendo, la stessa forza della dinamite. Ma un'altra grande forza spiegava allora le sue ali, parole che dicevano gli uomini sono tutti uguali. E contro i re, i tiranni, scoppiava nella via, la bomba proletaria illuminava l'aria, la fiaccola dell'anarchia, vedi che parla appunto dei primi anni, l'anarchia, qui prendendo un esempio con la locomotiva, un treno tutti i giorni passava per la sua stazione, un treno di lusso, lontana destinazione. Vedeva gente riverita, pensava a quei velluti, agli ori, pensava al magro giorno della sua gente attorno, pensava un treno pieno di signori. Non so cosa accadde, perché prese la decisione, forse una rabbia antica, generazioni senza nome, che urlarono vendetta, gli accecarono il cuore, dimenticò pietà, scordò la sua bontà, la bomba sua, la macchina a vapore. E sul binario stava la locomotiva, la macchina pulsante sembrava cosa viva, sembrava un giovane puledro che appena liberato il freno mordesse la rotaia con muscoli d'acciaio, con la forza cieca di un baleno. E un giorno come gli altri, ma forse con più rabbia in corpo, pensò che aveva il modo di riparare qualche torto, salì sul mostro che dormiva, cercò di mandar via la sua paura e prima di pensare a quel che stava a fare, il mostro divorava la pianura. Correva l'altro treno, ignaro e quasi senza fretta, nessuno immaginava di andare verso la vendetta, ma alla stazione di Bologna arrivò notizia in un baleno, notizia di emergenza, agito con urgenza, un uomo fuori di testa, devo dire sta parola, si è lanciato contro il treno, e va avanti, intanto, ma corre la locomotiva, è sibile al vapore, sembra quasi cosa viva, e sembra dire ai contadini curvi, il fischio che si spande in aria, fratello, non temere, che corro il mio dovere, trionfi la giustizia proletaria. Oh, questa frase ti associ, però. No, direi di no. Noi siamo neutrali, come sempre. E sì, intanto corre sempre più forte, e corre verso la mo. E niente ormai potrà tenere l'immensa forza distruttrice, aspetta solo lo schianto che poi giunga il manto della grande consolatrice. La storia ci racconta come finì la corsa, la macchina deviata lungo una linea morta, è la linea, con l'ultimo suo grido d'animale, la macchina le ruttò, la piglie lava, esplose contro il cielo che poi il fumo sparse il velo, lo raccolsero che ancora respirava. Ma a noi piace pensarlo, ancora dietro al motore, mentre fa correre via la macchina a vapore, che ci giunga un giorno ancora la notizia di una locomotiva come una cosa viva, lanciata bomba contro l'ingiustizia. Cioè, mannaggia che testo provocatorio, Cuccini. Sì. Testo, ma perché questi artisti lo sapevano fare. Questo è il bello. Cioè, sapevano farlo anche in maniera alcune volte velata e alcune volte, come in questo caso, molto più diretta.
Beh, Guccini veramente geniale. Ciao, che Ciao, smisone. Come Gasmisone, stai? benvenuto. Arriviamo adesso da Guccini, adesso dal grande Guccini. Ah, Io bene, direi tu adesso invece? di... Io ho trovato una di zucchero No, che si perché chiama no? Bello. Diamante. No, io non amo affatto zucchero, Oh, però. io sì, i suoi testi sono incredibili, veramente. Diamante si chiama. Quindi direi di leggerla. Ovviamente non c'è scritto da dove... Album... No, boh, non... Diamante è anche il nome dell'album, mi sa. Sì, ma non c'era scritto qua proprio. Comunque, vabbè. Respirerò l'odore dei granai. Pace per chi ci sarà e per i fornai. Pioggia sarò, pioggia tu sarai. I miei occhi si schiariranno e fioriranno i nevai. Impareremo a camminare per mano insieme a camminare domenica. Aspetterò che aprano i vinai. Più grande ti sembrerò e tu più grande sarai. Nuove distanze ci riavvicineranno dall'alto di un cielo diamante. I nostri occhi vedranno passare insieme soldati e spose, ballare piano in controluce, moltiplicare la nostra voce per mano insieme soldati e spose. Fai piano, i bambini grandi non piangono. Passare insieme, vabbè, quello lì è il ritornello. Quindi è già finita praticamente. Zucchero Sì. mi piaceva l'imitazione di quelli di Ciro, il figlio di Caio. Ciro, esatto, offshore TV. No, me Zucchero, non sono un fan di Zucchero, Me la anzi. ricordo l'imitazione, però prendevano in giro, lo accusavano di plagio, ma in effetti, cioè, Sere d'estate dimenticate l'aveva presa da qualcun altro. Detto, io non posso sapere. Ah, tan tan tan. Vabbè, però, No, vabbè, ma è un no, vabbè. genio, non si perdona uno così, lo si perdona uno così. Ma a me sembra ultimamente che la gente citi plagio a caso. Ma Pensa che ora apro un attimo un excursus, so che magari non c'entra, però hanno accusato anche John Cena di aver fatto un plagio di un suo testo, quindi ah, boh, ma per pure lui, ma per dai. dire. Sì, ma poi vabbè, musicalmente comunque voglio dire, finché ci sono i giri, ma sapete quanti testi sono su quattro scale? Cioè, alla fine io che sono musicista so quanto è facile. Io un'altra volta stavo suonando un pezzo, mi sono messo a suonare un altro pezzo. Vedete quanto sono simili. Basta invertire due note, è già fatto. Quello Max è clamorosamente plagio. Sì, quella là, Sere d'estate dimenticate, quella lì sicuramente era un plagio, quello è proprio un plagio clamoroso. Quello, quindi nessun dubbio su quello. Da ciò sì, in effetti, tutto sommato sì. Però ce ne sono altre che, ad esempio, erano plagi permessi, perché lui pagava i diritti della canzone da plagiare, non quella lì che ho detto io, ma altre la faceva, sta cosa. Andava, pagava i diritti e a volte uscivano fuori dei testi, quindi incredibile, davvero. Non sempre, però. Beh, io non avevo preparato altri testi, come ho scritto in chat privata, penso che Così. avrai Ah, letto. mi hai scritto, no, non l'ho visto, scusa. Dicendo, però, beh, ovviamente, se avete dei consigli, chiedo anche a Gasmison se c'è un testo che vuoi condividere che non contenga parole bannabili, ovviamente, perché Beh. sai com'è, noi stiamo cercando appunto di condividere, ma a volte dobbiamo censurare qualche parola. Purtroppo mi spiace censurare gente come Guccini, che è veramente un genio, un grande, perciò veramente. Allora, comunque, i testi si trovano anche perciò. No, no, ma infatti dite assolutamente, tanto. L'album invece, ti lascio ancora leggere una a te, nel frattempo che ti cerco un Ma sì, brano anch'io, anch'io nel perché caso ne ho una sola ancora, ti... tanto. Allora, vediamo un po'. Io ne ho una di Samuele Bersani che si chiama Giudizi Universali, tratto dall'album Samuele Bersani, 1997. Allora, troppo cerebrale per Come si chiama, capire. scusami? Giudizi universali. Sì. Allora, troppo cerebrali per capire che si può star bene senza complicare il pane. Poi non so cosa vuol dire, vabbè. Ci si spalma sopra un bel giretto di parole vuote ma doppiate. Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglia bene l'aquilone. Togli la ragione, lasciami sognare in pace. Liberi come eravamo, dei centimetri di libri sotto i piedi per Ciao tirare la amico. maniglia della sera, no, della porta e andare fuori, come Mastroianni anni fa, come la voce guida la pubblicità. Ci sono stati dei momenti intensi, ma li ho persi già. Troppo cerebrale per capire che si può stare bene senza calpestare il cuore. Questa è una bella frase.
ci si passa sopra almeno due o tre volte i piedi, come su lei vuole. Leviamo via il tappeto e poi mettiamoci dei pattini per scivolare meglio sopra l'odio. Torre di controllo, aiuto, sto finendo l'aria dentro il serbatoio. Poi, potrei, ma non voglio fidarmi di te. Io non ti conosco e in fondo non c'è in quello che dici qualcosa e pensi. Sei solo la copia di mille riassunti. Leggera, leggera, si bagna la fiamma. Rimane la cera e non ci sei più. Vuoti di memoria, non c'è posto per tenere insieme tutte le puntate di una storia. Piccolissimo particolare, ti ho perduto senza cattiveria. Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglia bene l'aquilone. Questo è il ritornello, quello è un altro pezzo di ritornello. Potrei, ma non voglio fidarmi di te. Io non ti conosco, in fondo non c'è in quello che dici qualcosa che pensi. Sei solo la coppia di mille riassunti. Leggera, leggera, si bagna la fiamma, rimani la cera e non ci sei più. E non ci sei più. Quindi è... bellissima. È strana questa qua. No, ancora, ancora. Battia, Andrea abbiamo letto Battiato anche, Gaber ovviamente non ancora, però io ho un pezzo di Elisa che mi piace tantissimo, un pezzo profondo, vedo che saremo questa canzone Luce di Elisa. Luce è un testo veramente poetico e profondo, oltre che cantata bene, ma questo non conta sui testi musicali, ovviamente deve essere cantato bene. Parlami come il vento tra gli alberi, parlami come il cielo con la sua terra. Non ho difese, ma ho scelto di essere libera. Adesso è la verità l'unica cosa che conta. Dimmi se fare qualcosa, se mi stai sentendo. Avrai cura di tutto ciò che ti ho dato. Dimmi, siamo nella stessa lacrima. Come un sole e una stella, luce che cade dagli occhi sui tramonti della mia terra. Su nuovi giorni ascoltami. Ora so piangere, so che ho bisogno di te, ma non ho mai saputo fingere. E ti sento vicino, respiro non mente, in tanto dolore niente di sbagliato, niente, niente. Poi ripetere il ritornello, poi andiamo avanti. Il sole mi parla di te, mi stai ascoltando ora? La luce mi parla, la luna mi parla di te. Avrò cura di tutto quello che mi hai dato, anche se dentro una lacrima, come un sole, una stella, nello stesso testo. Poi dai tramonti della mia terra, su nuovi giorni, ascoltami, 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 e conclude con ascoltati, che è un finale a sorpresa. Dopo ascoltami dice anche ascoltati, vedi? Bellissimo. Sì, era, ciao Paoletta, era un bel, ciao Paola, un bel testo, cioè era, non è che è morta, poverina. Non è che... No. È brava lei, forse è una delle migliori che abbiamo. Io ci aggiungerei anche Giorgia, perché a me piace un sacco Giorgia. Beh, una bellissima cosa e anche molto intelligente e anche brava a variare, per quanto la gente non lo sa, ma Elisa sì, incredibilmente varia tantissimo nella sua, perché prima canta in inglese e sono belle anche quelle, perché c'è quella Even, come cavolo si chiamava quella lì, poi ha cantato in italiano e altrettanto brava, e ci sono questi artisti che fanno un po', no, fanno, sono molto polivalenti, che riescono a cantare un genere, l'altro, eccetera. Anche se io preferisco lei in inglese, però non lo so. Sì, sì, sono d'accordo anch'io. Poi ognuno, alcune canzoni fanno parte della propria vita. Penso a Depressione Caspica, dei CCP. Ah, sì, sì, Cuore di Vetro e di Fiba. CCP, sì. Bel gruppo. Cavolo, sì, sì, sì. Testi. Vabbè, Cuore di Vetro e di Fiba. Io di Fiba sono mega fan di Fiba. Io sono, a me non piace, fan. A me non piace il Fiba. No, beh, ma dai, i testi di quel genio erano incredibili, veramente. Perché i brani più famosi sono forse quelli meno geniali, brani meno come spirito di Fiba. Leggerò Spirito di Fiba. Io avrei citato i Nomadi anche, perché anche i Nomadi, prima che morisse il primo cantante, perché mi sembra che era mancato poi, e avevano delle belle canzoni, sì. Anche i Pooh, anche i Pooh hanno fatto dei bei testi, è incredibile, sì. Magari qualcuno scrive, oh, i Pooh hanno fatto, no, hanno fatto dei bei testi un'altra volta, esatto, Marconi, quelli sì, ho dei testi anche io di loro, sì sono bravi come i segni della musica, e meno male che in Italia abbiamo una bellissima produzione, bravo Nico che cita i PFM, bravo Nico. Li ho visti dal vivo, qualche anno fa, un po' di anni fa. Ok, bene, io vi leggo Spirito dell'Itfiba, che è un testo
Cla, avevi letto tu qualcosa o ti ho tagliato No, il io compenso? avevo un'altra azione di Baustelle, perché a me, che Ah, io prima tu, scusami, non so perché ho. che a me piace un sacco. Prima avevamo letta La notte, l'ultima notte del mondo, non mi ricordo adesso, vado un attimo a ripescarla, ma L'ultima notte felice del mondo, che io adoro. E ora invece leggiamo la canzone Radioattività, che non c'entra Chernobyl, è il testo. E Sì. contenuta nell'album Fantasma, quindi del 2013. Allora, piove sugli orizzonti sfocati, sui nostri tempi deviati, gocce di pioggia di Londra vista dal basso. Dall'ombra sembra che il mondo le implori, sembra non cessino più. Sembra un fine, una fine, neve che immobilizza i polmoni, che cristallizza i pulsioni, neve dal cielo di Mosca. Non guarda in faccia nessuno, pare che il mondo l'adori, mondo che non prega più. Bisogna avere fede, navigare nello spazio siderale, presupporre l'aldilà, che siamo troppo avvezzi a stare male, a proteggerci dal sole, dalla radioattività. Giorni in cui sembravi perduto ed evochi il passato, giorni che telefonavi e mi lasciavi da sola, a brancolare nel buio e dubitavi di me. Bisogna avere fede, navigare nello spazio siderale, superare l'aldilà, che siamo troppo avvezzi a stare male, a proteggerci dal sole, dalla radioattività, di stanchi simboli di troppo tempo fa, oggi cambio pagina, chi vuole andare va. Bisogna avere fede, esplorare ogni spazio siderale, abolire l'aldilà, così ti stringo forte, grido amore, cerca il bene nell'orrore e l'eterno nell'età. Questa era la canzone di Radioattività dei Baustelle. Veramente bella, Bella. veramente bella. Un testo stupendo, eppure Filoni sono le orme. Pure Morgan, sì, ah, beh, sì, beh, Morgan, sì, cavolo, è un grande Morgan. conoscitore di musica. Morgan, Sì, poi anche lui è un mega fan di Battiato, si notava, ma non solo di Battiato. Quindi andiamo avanti. Io volevo leggere appunto Spirito di Litfiba, vai. che è uno dei testi più belli, per quanto semplice quel testo. Quando mi sveglio, cerco i miei sogni, non li ritrovo più. Non apro gli occhi per chiamarti indietro e rivedere la mia fantasia. Spirito libero, sto contento quando mi parli dentro. Spirito libero, sto contento quando mi balli dentro. Il mondo è storto, aspetta in coda. Appeso un semaforo, provo a smontarlo con un sorriso. È il solo gioco che so. Il mondo è un cannibale. Cercate di capire che intende il mondo, non è una persona. Spirito libero, sto contento quando mi parli dentro. Spirito libero, sto contento quando mi parli dentro. Sei la scintilla che scatena l'intensità. Fratello libero, sei il genio della lampada. Cambia la rabbia dal mio corpo quando ci sei. E ogni problema è un labirinto fantastico. Vai, 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 oh, oh, spirito. Il mondo è storto, gioca col morto e rubo la fantasia. Provo a montarlo con un sorriso. È il solo gioco che so. Poi andiamo avanti. Il testo si ripete, quindi non rileggo la parte seguente, però è un bel testo di quelli proprio intensi, intensi, intensi. È finita? Sì, finita perché si Ah, ripeteva, ok. sempre non ripetermi più volte. No, ci avevano chiesto coso lì, bella stronza di Masin, ma non si può leggere. Ma in realtà non si può leggere per due punti che se leggiamo ci bannano automaticamente. Delitfiba, Maudit Delitfiba è un bel testo, fanno anche Delitfiba. Sono l'unico che non sono fan Delitfiba. sarò l'unico. No, vabbè, hanno fatto dei buoni testi anche loro, chiaramente. Vabbè, Allora, anche a io te, io ce l'ho proprio nella playlist, una playlist solo di Battiato e di Litfiba, mescolo insieme, per dire quanto li ho messi in alto nella mia graduatoria di apprezzamento questo gruppo, veramente. ho un testo che è Signora Lia di Claudio Baglioni, che è contenuto nell'album del 1970, che è appunto Claudio Baglioni, giustamente. Allora, signora Lia, stasera stai con tuo marito, sta tranquilla che non sa che l'hai tradito, ma stasera che hai capito di amare solo lui, senti che hai sbagliato troppo ormai. Signora Lia, stasera piangerai da sola, gli hai negato anche il tuo cuore senza una parola, ora che vorresti che parlasse un po' con te. Lui legge il giornale e pensa a sé. Signora Lia, l'amore ti ha giocato, sai che ci fai di un sogno mai avverato? Se tu vai via, non troverai niente per te.
Signora Lia, stasera stai con tuo marito, prova a dirgli che con l'altro è tutto finito. Lava i piatti, asciuga il viso, non ci pensare più. Con lui siedi e accendi la TV. Cioè, qui praticamente questa qua prima lo tradisce, poi c'ha i sensi di colpa. Ma c'hanno sempre i sensi di colpa le persone che tradiscono, perché sanno che è sbagliato. Vedi, abbiamo anche una parte... Non intendo, No, però è una bella canzone questa. Cioè, è una delle poche che mi piace di Baglioni. Ha fatto alcune belle. Era quella che aveva fatto per quegli europei mondiali, l'inno dell'Italia, europei mi sembra, l'inno dell'Italia che aveva fatto. Ma l'abbiamo vinta? Ma abbiamo vinto? No, non l'abbiamo vinto, abbiamo fatto finale con la Francia, ovviamente, se erano europei. Ah, è per l'europeo allora, europeo del 2000 mi sembra, no, possibile, che abbiamo perso con la Francia. Sì, sì, esatto, in finale. Per il Golden Goal di Trezeguet. Sì, sì. No, me lo ricordo. Della Juve. Questo non c'entra. Questo non c'entra. Vabbè, soltanto uno della Juve poteva buttarci fuori. No, allora mi dissocio quello che ha detto. È in privato, poi da vedere. Poi in coso. E hai qualche altro testo? No, io poi chiuderei con l'ultimo. Sì, ne ho. Certamente che ho visto che abbiamo parlato di zucchero. Ho cercato. Spirito nel buio di Zucchero, so che si chiama come l'altra, ma non c'è da nulla in realtà. È un pezzo, visto che Zucchero comunque per me è un grande, forse incompreso, perché forse ci dava troppo dentro con gli alcolici, forse. No, pare. Ma come? Ma non si può dire. Però ma questo è talmente bene. Potente ma che no. Non possono leggere. Ma si poteva dire sta roba? Sì, è la verità, non è offensivo, io lo rispetto tantissimo Zucchero, è un genio. Spirito nel buio, allora, oltre il Giordano mi vedrai, il famoso fiume Giordano, danzare, spirito nel buio, brillanti nell'oscurità come una festa in paradiso, gioia nel mondo a te dovunque sei, che accendi spirito nel buio e senti il tuo cuore adesso sulle cime e accende spirito nel buio, ho acceso spirito nel buio da quell'oscuro odor di pianto, dammi il tuo bacio quotidiano, illimitato mio tormento, sacro e profano questo amor mio, che accende spirito nel buio, vorrei vedere tutto il mondo in festa, che accende spirito nel buio, perduto dentro la nebbia, adesso come sto, adesso sto come sto, gioia nel mondo, te dovunque sei, vedo più in luce, in fondo gli occhi tuoi, che accendi spirito nel buio, oh somebody save me, non c'è amore intorno a noi, gioia nel mondo, te dovunque sei, se ripete questo pezzo, e poi dice, si accende il buio, spirito nel buio, accendi il buio, spirito nel buio, insomma, è interessantissimo, perciò è un bel testo. Sì, bello. Cioè, è poetico, comunque deve essere quel modo di fare, fra il concreto e il poetico, mischia la concretezza con la poesia. Va bene, Cla, tu invece cosa allora, io andrei a chiudere in bellezza con Mia Martini, con almeno non c'era Gabber, non c'era Gabber, quindi Gabber lo so, facciamo no, cioè, se li buttiamo tutti adesso il mese prossimo non c'è più niente. Qual è quella di Mia Martini che vuoi leggere? Almeno tu nell'universo, contenuta nell'album Mia Martini, Martini Mia 1989, quindi, che poi è stata ripresa molto bene, è stata con la cover di Elisa ci ha fatto la cover, sì, è vero, è bella. Allora, sai, la gente è strana, prima si odia e poi si ama, cambia idea improvvisamente. Prima la verità, poi mentirà lui, senza serietà, come fosse niente. Sai, la gente è matta, forse troppo insoddisfatta, lei segue il mondo ciecamente, quando la moda cambia, lei pure cambia continuamente, scioccamente. Tu che sei diverso, almeno tu nell'universo, un punto sei, che non ruota mai intorno a me. Un sole che splende per me soltanto, come un diamante in mezzo al cuore. Tu che sei diverso, almeno tu nell'universo, non cambierai. Dimmi che per sempre sarai sincero e che mi amerai davvero, di più. Sai, la gente è sola e come può lei si consola. Ma non far sì che la mia mente si perda in congetture, No, niente, stai dicendo Gasmison. Questa è di Mia Martini, una delle canzoni più difficili da cantare, vero? È stata molto brava, infatti, Elisa, a fare questa cover. Un punto 6 che non ruota mai intorno a me, un sole che splende per me soltanto come un diamante in mezzo al cuore.
tu che sei diverso, beh, c'è il ritornello, non cambierai, dimmi che per sempre sarai sincero e che mi amerai davvero e davvero di più e di più e di più. Sì, Elisa qua sottolinea la sua bravura, perché quando tu fai una cover che non è facile, sei una grande artista, cioè, ottimo artista, c'è poco da dire. Assolutamente vero, beh, comunque bravissima artista, lei, c'è poco da dire, un genio della musica comunque, compianto, compianto. Sì, poveraccia, mi sembra che anche morì anche male. È giovane. È giovane. Quello poco ma sicuro, anche giovane. Beh, questa cosa è vera, comunque, tanto ne fa il tempo. Io direi che possiamo anche concludere, perché poi alla fine io non ho altri testi. Oh no, neanch'io, sto vedendo. Beh, nel frattempo, beh, c'è da dire comunque che siamo, in ogni caso, siamo contenti, perché quando vediamo tutto questo apprezzamento, il calore che abbiamo ricevuto stasera nel parlare di testi musicali, vedere passione, vedere per esempio i commenti di Gasmisone, di Nico, è un piacere perché fa capire, questa è una rubrica che, di divulgazione dei testi, senza pretese, no, povero Gabbiano, non... No, non è che sia terribile, per il suo genere va bene, per il suo genere di neomelodica ha senso, è struggente. Ah, tanto vale, mi metto il Mamarone, allora, se devo proprio soffrire metto quello, metto il Gigino D'Alessio e via. Senso. Ovviamente vi invitiamo, seguite intanto sui nostri social, abbiamo Telegram, ce lo metto Buon Clive, metto YouTube. Vado un attimo a prendere il segreto è che siamo il podcast ovunque, non va niente. Ok, comunque sui nostri social, qualsiasi va, se non siete ancora dei nostri su Telegram, noi facciamo tutti i pomeriggi, delle mini live di una mezz'oretta. Se volete entrare, potete entrare qui dentro e niente, direi che oltre quello direi che... Non... Un link segreto, quindi dovete essere nelle dirette per sapere il link, perché il segreto dice Vinicio Compostela, dici? Ce ne sono tanti. Sì, ma questa cosa, vedi, il bello è che si possono pescare un po' tutti. Sì. Assolutamente. Comunque, se volete entrare lì si parla di temi anche un po' più che qua non possiamo trattare. Assolutamente vero, anche roba sulla politica, sulla storia politica, cinema, profondità, anche... psicologia, ma non è che psicologia non si può parlare, si può parlare benissimo, però... No, bisogna stare attenti a dire, perché anche col cinema ho dovuto dire alcune termini opinioni personali, alcuni termini che qui non si possono dire, quindi lunedì sera torneremo con Parliamo di Gaming, ma non sappiamo ancora che gioco vi porteremo, che sia. Ma sarà un Parliamo di Gaming incredibile, perciò vi invitiamo a tornare qua e parleremo di qualche serie storica anche la prossima volta, quindi grazie a tutti, siamo in chiusura, ti lascio. Grazie ragazzi, allora vi diamo appuntamento sempre alla prossima puntata, che sarà sempre alle 20:30, noi vi ringraziamo per la vostra presenza, alla prossima ragazzi, ciao! Ciao Paolo!